allargare. Perché deve passare di qui. Seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: ancora una volta le ginocchia di Gesù cedono e lui cade per la terza volta. C'è la scena.
significa luogo del pranzo. Gli diedero da bere vino mescolato con fine, ma egli, assaggiato, non ne volle più. Allora, più dietro tutti. Si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte, e sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questi è Gesù, il re dei giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu
distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni. Salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni, crocifissi con lui, lo oltraggiavano allo stesso modo. Non c'è nessuno! Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli! Significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno dei soldati corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Gesù, emesso un alto grido, spirò. In 2 da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore. Davvero, costui era figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano ad osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo.